正作图书馆暨档案室与台北故宫合作展出梵蒂冈宗座图书馆珍藏暨明清宫廷藏书特展，目前正在故宫展出。3月9号，圣座图书馆暨档案室总馆长扎尼总主教来台参与开幕典礼，特别前来台湾地区主教团等地拜会。这位曾经在圣座教育部担任副秘书长和秘书长等职务的扎尼总主教，5个月前接任了圣座图书馆暨档案室的总馆长。他特别接受真理电台的专访，除了谈到在故宫的珍藏展之外，更谈到同道协行。同道协行是教会在第三个千年的风格。扎尼总主教提及对华人教会的期盼。È una domanda molto impegnativa, è molto, molto forte questa, appunto è la citazione del discorso che ha fatto Papa Francesco sul sinodo e sul sinodo, la sinodalità come stile, come caratteristica della Chiesa del XXI secolo. Io vorrei ricordare innanzitutto che 60 anni fa è stato, si viveva il Concilio. E io credo che questo stile della sinodalità è in linea di continuità con quello che il Concilio Vaticano II ci ha comunicato, e cioè l'idea di Chiesa, come disse Paolo VI, Ecclesiam Suam, come il focus di una vita di unità e di carità che si estende e si allarga sempre di più, no? A cerchi concentrici, il dialogo con le altre chiese, con le altre religioni, con le altre culture. Era un concetto bellissimo di Paolo VI in quella enciclica stupenda, scritta nel cuore del Concilio e che poi è passata, diciamo, dentro il Concilio come impostazione di tanti documenti. L'altro aspetto del Concilio molto importante, che poi rivediamo adesso nello stile appunto del Sinodo, è l'idea della Chiesa come popolo di Dio. Quindi la Chiesa come luogo di vita, di presenza di Cristo che si pone in dialogo a tutti i livelli, e la Chiesa popolo di Dio in cammino. Ecco. Qui a 60 anni di distanza il Papa rilancia diciamo, questo concetto all'inizio del XXI secolo come lo stile che deve caratterizzare innanzitutto l'identità del cristiano, che non vive per se stesso, ma deve costruire la propria identità in rapporto con Cristo che dà la vita e quindi che vive la relazione con il Padre, il Figlio e lo Spirito, e chiama anche il cristiano a vivere questa dimensione di comunione in tutti i momenti della sua vita. E io credo che questo sia un punto fondamentale per tutte le culture, e in modo particolare anche per la cultura asiatica, per la cultura vostra, del vostro paese, cioè l'invito a vivere una identità che non è una identità, come dice il Santo Padre Francesco, egocentrica, ma allocentrica, cioè è una vita in donazione, la cultura dell'incontro, la cultura del dialogo che vanno vissute nella realtà ecclesiale, quindi come identità di persona, come formazione dunque. Secondo me un punto fondamentale è proprio questo di recuperare una dimensione di formazione che va in questo stile della sinodalità. In secondo luogo, credo che valga anche in modo particolare per il vostro paese, per la vostra cultura, quello cioè di mettersi in dialogo con tutte le espressioni della cultura. Cioè il cristianesimo è una irrorazione, una incarnazione in tutte le espressioni della vita, in tutte le espressioni della cultura. Quindi lo stile sinodale è appunto questa spinta a, come dice il Papa quando parla dell'educazione, a entrare nella realtà totale, toccando tutti gli aspetti della realtà. Quindi la sinodalità è anche
questa apertura, diciamo, a non lasciare nulla di fuori dalla missione, diciamo, ecco, del cristianesimo, dell'annuncio e così via. Il terzo aspetto che mi sembra importante è quando il Papa dice che dobbiamo avere il coraggio di formare persone capaci di mettersi al servizio del bene comune. Quindi io credo che lo stile della sinodalità vale per tutti, ma vale soprattutto per una cultura come quella del vostro paese, dove la testimonianza, la diffusione del cristianesimo passa sì attraverso l'annuncio, ma soprattutto attraverso la testimonianza di una vita vissuta, una testimonianza collegiale, comunitaria, ecco la sinodalità. Credo che il Papa, soprattutto in questo invito, mentre Paolo VI dopo il Concilio ha rimesso in auge il Sinodo, che da tanti secoli non si faceva più, ecco, oggi il Sinodo non è solo il Sinodo come luogo, struttura e momento particolare, ma è uno stile che deve essere diffuso in tutta la comunità e tutti dobbiamo sentirci parte, ecco, di questa condivisione. Cristo è presente là dove due o tre sono uniti nel nome suo. E allora, quella è una presenza e credo che debba essere la presenza più efficace oggi nello stile, appunto, sinodale. Poi ci sono i sacramenti, ci sono tutti, ma è la vita del cristiano che deve essere il luce per le genti, insomma. Quindi questo popolo di Dio in cammino, il Papa sottolinea molto questo nell'Evangelii Gaudium, questo popolo di Dio che si immerge nella cultura, e c'è una frase molto forte che il Papa dice: gratia supponit culturam, non solo grazia supponit naturam, ma grazia supponit culturam, vuol dire cioè che noi oggi siamo chiamati a penetrare le culture e a trasformare le culture, perché ci sia una cultura sempre più aperta, sempre più dinamica, e che sia come il vivaio di una visione umana e quindi anche cristiana, che è la missione a cui siamo chiamati oggi in modo particolare. Credo che questo in modo particolare valga per il vostro paese e vale per tutti, ma vale in modo particolare per il vostro paese, dove appunto non siamo in un momento di prima evangelizzazione, ma siamo in un momento di evangelizzazione continua che passa attraverso la testimonianza collegiale, comunitaria e sinodale.